Beatrice Borromeo. No, un inciso perché prima avete fatto vedere nel servizio un ragazzo che lavora per la Omnia Network, la cui società è fallita. Allora, questa è una faccenda che a me coinvolge molto perché lavorava per la Omnia Network. Perché Omnia non è stata un'azienda vittima della recessione come molte altre in questo periodo, ma lo è stata insieme a Omega, Otelia e Agi, le società di cui io mi sono molto occupata in questo anno al Fatto Quotidiano, vittima di totale malagestione, ed è stata una malagestione che ha fatto finire per strada o in cassa integrazione o proprio disoccupate 10.000 persone in Italia che sono ancora in questa situazione. Quindi secondo me c'è anche questo aspetto della medaglia che è fondamentale. Quindi ricordare, in questo la crisi c'entrava poco, è questo c'entrava poco dicendo. Però è altrettanto grave perché ci sono atteggiamenti spregiudicati che poi vengono colpiti relativamente, se non manca l'effetto deterrente. E poi mi dispiace se ti faccio fare un passo indietro, ma io sono stata ferma per due pause pubblicitarie, quindi devo rispondere all'onorevole Biancofiore senza nessuna polemica, però devo dire che il nostro Presidente del Consiglio non è rinviato a giudizio perché ha fatto la carità, ma è rinviato a giudizio per sfruttamento della prostituzione minorile. Quindi non è che ha fatto la carità e non ha chiesto niente in cambio. Ha fatto la carità e ha chiesto qualcosa in cambio. Però lei, Beatrice, ha già fatto il processo. Come al solito lei ha già condannato. Ho detto rinviato a giudizio. No, lei ha detto rinviato a giudizio, ma presupponendo che quei reati siano stati compiuti. Quei reati vanno accertati. Io aspetto di vedere il processo. Tanto per essere chiari. E poi le rispondo anche rispetto ad un'altra cosa che ha detto lei. Non li può chiamare carità, però. Lei non vede altro, no. Lei fa tante di opere di carità. Mi piacerebbe farglielo conoscere. Se visto che non lo conosce, perché ha detto che si sarebbe andata a cena con una guardia del corpo, le assicuro che la guardia del corpo non le serve, perché il Presidente del Consiglio non ha mai messo le mani addosso a nessuno. Che dicono che era un puttanaio. Le testimoni dicono che era un puttanaio. Queste sono dichiarazioni. Mi dispiace, ma questa cosa. Tante volte nella villa di Arcore, guardi, su di me, io sono stata tante volte nella villa di Arcore. Mi spiace per e lei, su di me magari pubblicassero le intercettazioni, vorrei che lo facessero, perché io ma non scusi, ho niente da nascondere. Ma guardi Nicole Minetti, che Nicole le hanno Minetti, pubblicato le intercettazioni che faceva il festino. È una ragazza studiosa, una ragazza che si è laureata, una ragazza che parla perfettamente l'inglese. Lei ha detto, io faccio quello che faccio e quello che faccio organizzare i festini. Delle intercettazioni che possono essere anche falsate, visto che lei è molto brava nel fare gli approfondimenti, si informi sul fatto che molto lei sta accusando le intercettazioni di Milano essere... di aver falsificato le intercettazioni telefoniche, lo faccio nessuno, apertamente. Assolutamente io non accuso mai nessuno. Non si fanno mezze parole guardi, su questa storia, guardi, lei a me, inutile che provi a provocarmi. Non si fanno, a me, non si dicono mezze parole, non si dicono io mezze dire parole. Una cosa. Lei prima ha insultato Noemi Letizia, ma lei che cosa faceva prima di fare la giornalista? Non faceva di fatto la showgirl facendo la modella? No, facevo la modella. Ma perché che cosa vuol dire fare la modella? Io non sono andata a letto con nessuno per lavorare, lei lo conosce il concetto di dignità. Io no, mi dica chi mi ha raccomandato mai, me lo dica. C'è scritto sui giornali, no, ma che, no, me lo dica, mi dica guardi Wikipedia, chi? Guardi tutto quello che parla ma lei se di si informa su Wikipedia si capisce perché non capisce una mazza. Mi perdoni, si vergogna anche Wikipedia di parlare di giovani e di precariato. Scusi, allora, Ilaria, una cosa. A 500 euro lordi al mese. Capisco che è difficile, ha provato a non sovrapporvi. Lei quanti ne guadagna? 12.000? Io ne guadagno 12.000, ma se lei sapesse che lavorate tre ore al giorno tra Camera e Senato. Io sono una sola di padre, sono cresciuta da sola, ho studiato da sola, ho fatto sacrifici, ho fatto anche la cernitrice. Se a me qualcuno mi ha raccomandato, lei dica il nome, perché non è vero. Non è vero. Come possiede lei, quindi non si permette di parlare di gente che non conosce. Per cortesia, esiste la dignità del lavoro. Io penso che ho il diritto come tutte le aspettate, persone, scusate, che esistono. Io credo che vi siate risposti. E non accetto le non accetto. Guardi, io non ho un problema. Scusi, non ho un problema con Noemi Letizia. Che chiama Papi il Presidente del Consiglio, vuole fare la sciogora alla parola. Non ho un problema con Ruby. Che va sembra di sì, però. E, si fa, e dice che si fa dare 6 milioni sembra di euro di da Berlusconi. Sì, che è molto più io ho un problema con lui che le sfrutta queste ragazze. Ma chi glielo perché dice a lei che le sfrutta? Ma se la stessa Rubi ha detto, senta, l'inchiesta non è una condanna. Lei non si deve permettere non perché può il Presidente far finta del che Consiglio, non esista un'inchiesta. La stessa Rubi ha già ammesso, lei non si deve permettere di fare un processo mediatico. La stessa Rubi ha ammesso ai magistrati di essere andata a letto col Presidente del Consiglio. Le mani addosso. A 17 anni. È molto brutto vedere una guardi cosa dica Ilda Boccassini. Un attimo. Fa Eva contro Eva, perché lei ripeto sta dando che non sono contro lei Ruby. Sta permettendo di a me dispiace per Ruby. Ad una ragazza che c'è un'indagine ha avuto che contesta una vita molto difficile alle spalle. E infatti Berlusconi e non la doveva sfruttare proprio perché ha avuto una vita difficile. Ok, vi devo basta perché altrimenti non si capisce nulla. Io volevo dare la parola a Parente perché
Sì, i processi li faremo e li vedremo. Speriamo se verrà condannato. Parente, il Presidente del Consiglio ha detto parente, che c'è andato. Volevo un suo intervento breve e poi portarvi a vedere un filmato nel quale poi vi richiedo...